macchina o per cenare se decide quello che fare. Corsa inutile in ospedale, troppo gravi le lesioni riportate. È morto pochi minuti dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera Inferiore il 37enne marocchino che ieri intorno alle 18 è stato travolto da un furgone mentre in sella alla sua bici transitava da via Nazario Sauro, frazione Ortaloreto. Secondo quanto stabilito dai rilievi effettuati dai vigili urbani di Sant'Egidio, l'uomo alla guida del furgone nel quale viaggiava un gruppo di lavoratrici stagionali di una non distante fabbrica di pomodori, un quarantenne di Piemonte, avrebbe impattato lo sfortunato ciclista con la fiancata destra del veicolo. Diverse le lesioni riportate dalla vittima, alcune interne, la più grave alla testa. Prontamente sul posto un'ambulanza del servizio 118 di Pagani che ha tentato l'impossibile per strappare alla morte il 37enne successivamente ispirato al pronto soccorso dell'Umberto I. Da un anno l'extracomunitario viveva in Italia anche se non aveva un posto fisso. Condivideva un piccolo appartamento con un connazionale che tuttavia non è stato fino a questo momento rintracciato. Secondo le donne a bordo del furgone, al momento dell'impatto c'era anche lui insieme alla vittima su un'altra bici, ma si sarebbe dato alla fuga, forse perché non in regola con il permesso di soggiorno. Il sostituto procuratore di turno, Amedeo Sessa, non ha ritenuto di dover autorizzare l'autopsia, ma solo l'esame esterno del cadavere, associato a test tesi ad appurare l'eventuale stato di alterazione del 37enne marocchino.